Noi abbiamo, a seguito del miglioramento delle condizioni economiche del paese, abbiamo come dire, ridotto fortemente, registrato fortemente una riduzione dei non performing loans e allo stesso tempo un incremento invece dei crediti che vengono regolarmente finanziati. Questo ci dà ottime prospettive per poter poi rilanciare ulteriormente il mercato dei mutui immobiliari, oltre che dei finanziamenti in generale. Le prospettive sono assolutamente positive. Poi molto dipenderà ovviamente dalle politiche fiscali del prossimo governo, quanto durerà il quantitative easing di Draghi, perché se verrà ridotto questo determinerà necessariamente un incremento del costo del lavoro, quindi un incremento dei tassi di interesse e auspichiamo una moratoria sulle regolamentazioni europee sugli NPL che come dire, ci rendono difficile poter continuare a mantenere questi standard di crescita di erogazione. Una riduzione del quantitative easing da parte di Draghi determina un incremento del costo della moneta per le banche e questo si riflette ovviamente e si rifletterà anche sul costo del finanziamento. Ma diciamo, per ora manteniamoci sul prudente e sull'ottimismo, perché l'andamento dei tassi di interesse non sono mai stati così bassi nella storia della Repubblica. Quando è entrato in vigore il Jobs Act ci avevano detto che avremmo smesso di dare i mutui, invece sono cresciuti del 2,5%. Questa è la nostra attività, il nostro lavoro, cioè quello di comunque attenerci all'andamento del mercato e all'andamento delle condizioni jus lavoristiche delle persone. Quindi questo senz'altro. Poi ci possono aiutare anche degli strumenti pubblici. Abbiamo visto il fondo casa del Ministero dell'Economia e delle Finanze che sta andando molto bene, ha consentito l'erogazione di 4,1 miliardi di finanziamenti in 2 anni, soprattutto per giovani di età inferiore a 35 anni. Quindi capacità delle banche, qualche strumento pubblico, sicuramente riusciamo a sostenere i finanziamenti a tutti. Ovviamente c'è la necessità di valutare sempre con attenzione il merito creditizio di chi viene a chiedere il finanziamento.